Secondo ordine sul sito di Panini Comics per quanto riguarda il mese di novembre, ultime uscite. Naturalmente, se volete sapere che cosa ho acquistato, dovete guardare questo video. Benvenuti a tutti nella Tana del Ragno, ma soprattutto ben ritrovati a vecchi e mi auguro nuovi iscritti. Innanzitutto vi ringrazio perché abbiamo superato quota 600 e quindi sono contentissimo, anche perché quando ho iniziato non era certo mia intenzione raccogliere chissà quante adesioni, e invece piano piano il canale è cresciuto e sta crescendo grazie a voi. Quindi prima di cominciare, grazie a tutti voi che mi seguite assiduamente o anche saltuariamente, non importa, sono contento e questo mi permette, mi dà la voglia, mi dà la carica per continuare a pubblicare video dalla Tana del Ragno. Per coloro che non lo sapessero, nella Tana del Ragno si parla di Spider-Man e vi mostro video dopo video la mia collezione di fumetti relativi a questo personaggio, ma non solo, tutto quello che è gadget, sorpresine, cards, figurine, eccetera, eccetera, che gravitano intorno al personaggio. Quindi io ho un'enorme collezione e ve la faccio vedere. Quindi ragazzi, il mio consiglio è quello di iscrivervi al canale, spuntare la campanellina che vi avviserà quando un nuovo video sarà online e naturalmente lasciare un bel like se questo video e gli altri video del mio canale vi sando piaciuti. Bene, come dico sempre, bando alle ciance perché vi voglio far vedere che cosa ho acquistato. Ho acquistato delle cose recentissime, ragazzi, uscite da pochissimo dal sito Panini Comics. Sono quelle cose che io acquisto senza attendere qualche periodo, qualche anno, qualche mese, eccetera, eccetera, per far abbassare il prezzo e quindi di andare a recuperarle qua e là nei mercatini. Perché sono cose che voglio leggere sul momento, che mi garbano, che mi gustano e quindi non voglio aspettare troppo tempo per potermi le godere. Bene ragazzi, cominciamo, vi faccio vedere che cosa contiene questo pacchettino. Eccoci qua amici della Tana, come sempre vi evito il noiosissimo, almeno per me, momento dell'unboxing, quindi quello in quando si toglie il nastro adesivo, eccetera, eccetera, si apre la scatola, eccetera, eccetera. Vi faccio vedere direttamente il contenuto di questo ordine, secondo ordine per quanto riguarda il mese di novembre. Dunque partiamo da questi due albi. Allora, ho recuperato il numero 13 e il numero 14 della serie X-Men. Come ho detto in un recente video, anzi vi lascerò in descrizione se qualcuno fosse interessato agli X-Men, è un video dove vi mostro la mia collezione per quanto riguarda i mutanti, ho terminato, grazie a un piccolo lotto che avevo trovato su Vinted, della mia collezione degli X-Men, quindi ce l'ho tutta completa dal numero 1 a questo punto al 395. Mi mancavano gli ultimi due mesi, il mese di ottobre e il mese di novembre, per cui mi sono detto, vabbè, siccome so che sta iniziando un nuovo arco narrativo, un nuovo ciclo di storie, mi sono detto, compriamole, vediamo un po' se riesco a risollevare la mia opinione molto bassa per quanto riguarda i Mutanti, che è una serie che non seguo tanto, anche perché le storie sono veramente, almeno per me, ragazzi, non mi bombardate di insulti, ma almeno per me, sono veramente difficili da digerire. Nel senso che sono trame che non mi intrigano e a volte veramente cadono nel banale. Però, ripeto ragazzi, non mi bombardate, non mi seppellite di insulti o di improperi, è una mia opinione, vi dico quello che io penso riguardo a questa serie. Però voglio vedere se tante volte, cominciando dal numero di ottobre, via via, riesco un pochino a farmeli digerire meglio e magari appassionarmi anche alle serie mutanti. Quindi numero 13, tra l'altro sono delle bellissime copertine, e numero 14, X-Men Gala Infernale. Questo è il numero di novembre, uscito proprio questa settimana.
Andiamo avanti. Comincia il giorno del giudizio. Il giorno del giudizio, se non erro, c'era un film di Schwarzenegger, qualcosa che era, si intitolava proprio così, Il giorno del giudizio, ambientato in epoca futuristica. La Marvel ha captato questo titolo, vabbè, usato, riutilizzato più volte, quindi non è che abbia fatto chissà che. E ci sono, cioè, questa storia di questa guerra che scoppia tra Avengers, X-Men, ma soprattutto gli Eterni. Ed è questo qui è il Marvel miniserie, il primo numero, e poi ovviamente la serie si sposterà sulle varie testate che ho appena citato, cioè Avengers e X-Men. Questo è il primo numero, il numero iniziale. Non l'ho letto ovviamente, ragazzi, perché ho fatto l'unboxing in questo momento e quindi non leggo. No, quindi non sto neanche a fare spoiler oppure a anticipare cosa, perché non vorrei poi dire qualche fesseria. So solo dalle informazioni che ho preso qua e là sui forum e su internet che c'è questa guerra, scoppia questa guerra, in particolare tra X-Men e Eterni, e la cosa mi intriga. Come mi intrigano spesso questi bei crossover che Marvel ci propone di tanto in tanto. Vediamo come andrà a finire. Intanto una bellissima copertina dove ci sono un po' tutti gli eroi dell'universo Avengers e dell'universo degli X-Men. Andiamo avanti. Cominciano le testate che io seguo regolarmente e che non voglio perdere, quindi acquisto immediatamente quando escono in fumetteria o in edicola. Una di queste sono gli Avengers. Siamo arrivati al numero 49, anche qui si fa riferimento al giorno del giudizio che sta arrivando. È una serie che a me piace, seguo fin dall'inizio. Ultimamente non è che sia chissà che, però sono letture abbastanza piacevoli, soprattutto perché nella serie degli Avengers attuale si torna indietro, come potete vedere anche dalla copertina, e si ritorna agli Avengers delle origini, quelle nel periodo veramente del preistorico, quando appunto anche in quell'era lì c'erano degli Avengers che avevano dei poteri. C'è la storia di Fenice e in questo caso la nascita di Thor. Ragazzi, vado a braccio perché, vi ripeto, non li ho letti. Però in questo caso, avendo letto i numeri precedenti, so darvi qualche indicazione in più. Avengers è una serie che ho fin dal primo numero della Marvel Italia e prima ancora le varie serie, crossover speciali che uscivano per conto della Star Comics, in particolare Capitan America e i Vendicatori. Un'altra serie che seguo regolarmente e che acquisto in tempo reale, diciamo così, no, senza aspettare gli sconti eccetera eccetera, è Capitan America. Non mi dilungherò perché chi ha visto i video precedenti potrebbe annoiarsi, e quindi vi dirò solo che Capitan America continua e mi piace sempre di più. Le storie mi piacciono, sono abbastanza intriganti, i disegni sono di mio gradimento, ma sono meravigliosi, a me piacciono tantissimo. Ci sono delle belle trame e quindi niente, mi fermo qui. È un'altra serie che seguo e che acquisto regolarmente sul sito Panini Comics o in fumetteria, ma non in edicola, ma non sempre in edicola riesco a trovare, perché nella edicola della mia zona arriva una, massimo due copie che vengono subito prese come se fossero un tesoro prezioso, perché nella mia città ci sono altri Marvel fan e quindi io che cosa faccio? Se lo trovo in edicola, bene, altrimenti fumetteria Panini Comics, perché nella mia fumetteria di fiducia acquisto altre cose. Continuiamo, un'altra serie che seguo è Iron Man, anche qui mi piace tantissimo, ma poi ragazzi io sono un po' di parte come con Spider-Man, anche se ci fossero storie così così, a me Iron Man piace a prescindere, è un personaggio che nel podio dei miei preferiti occupa la terza posizione, in seconda c'è Daredevil e in prima Spider-Man, e quindi io lo tengo veramente veramente in grande considerazione.
sulle tracce degli anelli. Qui oltretutto c'è una storia molto bella, perché siamo alla ricerca degli anelli, quelli del potere, che fanno parte del guanto dell'infinito, che sono sparpagliati qua e là. E quindi Iron Man è sulle tracce di questi anelli per impedire che cadano in mani sbagliate, ed è già successo sia in passato che adesso nella serie di Iron Man. Ho recuperato poi il numero 1 di Daredevil, avevo preso nell'ordine precedente la variant, perché ho detto prendiamo la variant uscita per Lucca, chissà che poi non si ritrovi più, e quindi primo dato precedenza alla variant, e ora mi sono recuperato il numero 1. Daredevil, l'ho detto prima, occupa il secondo gradino nel podio ed è uno dei miei personaggi preferiti. Mi piace, mi intriga, mi appassiona e dico la verità, non ho mai trovato una storia banale, noiosa, veramente, cioè Daredevil è ben fatto e lo seguo fin dal numero 1 della Marvel Italia e prima ancora quando veniva pubblicato nella Corno, poi successivamente faceva da comprimario nelle testate dei vari fumetti del settimanale dell'Uomo Ragno, l'Uomo Ragno seconda serie, eccetera eccetera. Mi è sempre piaciuto. Daredevil è uno dei miei personaggi preferiti. Chiudiamo qui la parentesi e niente, questo è un bel recupero, siamo arrivati al 132, il numero 1, e come sempre me lo leggerò come minimo, ragazzi, due volte. La prima volta così per vedere la storia e poi la seconda volta, come faccio sempre, se ci riesco, perché la pila dei fumetti da leggere nel comodino è bella alta. Però me lo leggo sempre due volte perché voglio vedere scena per scena, tavola per tavola, perché veramente Daredevil è bellissimo, ragazzi, è bellissimo. Quindi poi chi è fan di Daredevil lo sa e metterà un like, motivo in più per mettere un like. Però ragazzi, non è ruffianeria, ma Daredevil è veramente un bel personaggio. Per finire, un recupero che andrà a far parte della mia collezione tematica di materiale relativo a Spider-Man. Si tratta di Speedy e i suoi fantastici amici. È un fumetto dedicato ai piccoli, anzi ai più piccoli, perché qui addirittura c'è scritto dai 5 anni in su. Come potete vedere sono storie veramente, veramente banali. Però ricordo agli amici che non lo sapessero e a quelli che mi seguono da tanto tempo che io acquisto tutto, ma proprio tutto quello che esce in edicola, fumetteria, cartoleria, dedicato all'Uomo Ragno. E anche se questo è un fumetto per la linea Panini Kids, che fa parte della Disney Junior, e quindi come potete vedere 5+5, quindi proprio fumetti terra terra per i bambini piccoli, però io li acquisto e li metto in collezione nell'angolo di tana dedicato alle cose per bambini relative a Spider-Man. È una pubblicazione uscita ormai mi pare 4-5 mesi fa, avevo aspettato e poi mi sono detto, diciamo, rotto gli indugi, ho detto lo prendo, anche perché così superavo la cifra minima per avere il risparmio sulle spese postali, anzi, le spese postali gratuite. Bene ragazzi, anche per oggi ho terminato, mi auguro di avervi incuriosito, ma soprattutto di non avervi annoiato, però come sapete io periodicamente pubblico anche dei video in cui vi faccio vedere non solo i recuperi che faccio in fumetteria come oggi o nel sito Panini, ma anche i vari recuperi che faccio qua e là per i mercatini, per le mostre dell'antiquariato, fumetterie varie che giro di tanto in tanto proprio per vedere se ci sono cose interessanti per la mia collezione. E quindi periodicamente, una volta alla settimana, una volta ogni 15 giorni, c'è il video dedicato agli acquisti in fumetteria nella mia casella o nel sito Panini Comics. Quindi ragazzi, non mi resta altro che salutarvi dalla Tana del Ragno, dove si sta veramente, 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 veramente da Dio, in compagnia di queste nuove belle robine arrivate fresche, fresche dal sito Panini Comics, e come sempre vi arrivi il mio più caro, amichevole, fraterno, amorevole ciao!
Alla prossima! Io sono qui nella Tana del Ragno che vi aspetto e mi farebbe tanto tanto piacere che voi mi veniste a trovare. Ciao!